Ciao a tutti, siamo qui per presentarvi un nuovo progetto legato a Charleston Musica in collaborazione col Trafalgar, che è quella di una web television basata e che tratti gli argomenti batteristici. Vi faremo vedere dei teaser, degli highlight e anche nel dettaglio un argomento per ogni clinic ed evento che si terrà qui al Trafalgar di Roma in collaborazione con Charleston Musica. Sono qui con Roberto Baruffalti di Ciao. Drumset Mag e con Filmer, con cui apriamo le danze, che terrà quest'oggi, 7 novembre, la sua clinic qui al Trafalgar. Ne approfittiamo per chiedere a Fili intanto che cosa, tratterà, come strutturerà il suo evento di oggi. Per me, Gabriele, è un piacere inaugurare questo canale. In queste 2 ore di clinic affronterò gli argomenti che da sempre mi hanno appassionato di più sulla batteria e affronterò un po' quegli aspetti che non sempre vengono trattati, che non sono dei classici all'interno di un percorso didattico. Spesso perché non sono cose che si possono trovare sui libri, cioè non sono argomenti di cui è facile Codificati. trattare sui libri, come la quantizzazione del groove, le pronunce, il valore delle pause all'interno di contesti musicali. Diciamo che più che parlare di tecnica batteristica, parlerò di concetti musicali. Quindi, siccome è difficile vederle scritte sui libri queste cose, però si possono vedere su un canale come questo. Certo. Quindi spero apprezzerete. Va bene, io passo la parola a Roberto Baruffaldi di Drumset Mag. Io sono molto contento di questa cosa, di questa nascita, di questo canale così bello che in Italia manca e soprattutto riagganciandomi a quello che diceva Phil, c'è voglia di avere diciamo dei concetti, di avere dei concetti che non si possono scrivere ma si possono bensì solo trasmettere dalle persone che sono sul campo, dalle persone che hanno provato queste cose sul campo e noi tutti e tre che insegniamo sappiamo quanto i ragazzi abbiano bisogno di sapere cose che non ci sono sui libri, perché sono spesso le più utili sul campo. Ok, ti ringrazio. Grazie e seguiteci in questa avventura. Un saluto e godiamoci la clinic di Filmer. Dai, è andata, ragazzi. Beh, vi ringrazio di essere venuti. Vorrei in qualche maniera così, mettere l'accento su un argomento che viene trattato molto poco. Il motivo principale per cui non viene trattato è che a livello accademico non c'è stato un modo di codificarlo, cioè è qualcosa che non si può scrivere, trascrivere. Quindi sui libri non c'è. Però questo non significa che non sia importantissimo dal punto di vista musicale, quindi questa è un'occasione per parlarne. Se io scrivo una quartina di sedicesimi, no, scrivo più quartine di sedicesimi con l'accento sul primo e l'ultimo sedicesimo, no, e lo suono e lo faccio suonare a un batterista europeo, no, me lo legge quantizzato così. Se io invece la stessa cosa la faccio leggere a un batterista brasiliano, mi suonerà una cosa che suona più così, no? Che se io volessi trascrivere questa cosa qui, non saprei come fare. Cioè, la notazione occidentale non prevede la scrittura fedele di una cosa del genere. In contesto latino è molto evidente che se non suono certe cose esattamente così non hanno quel tipo di sapore. Cioè, se tutta questa cosa la raddrizzo in maniera quantizzata, non ha più quell'andamento lì, non ha quel portamento, no? Molta musica black è caratterizzata da questo tipo di cose. La stessa Ain't No Sunshine di Bill Withers, che è un pezzo famosissimo, no? Che se noi lo scriviamo lo suoneremo così. In realtà, se andiamo a ascoltare l'originale di James Getz, l'importamento dei sedicesimi è una cosa più di questo tipo. Che non è shuffle,
e non è neppure dritto quantizzato, è una via di mezzo. È impercettibile, però fa una differenza abissale dal punto di vista del film, no? Cioè lo stesso shuffle, il fatto di pronunciarlo più largo, più stretto, cambia totalmente l'intenzione, no? Cioè, se lo faccio strettissimo ha un valore, ha un certo tipo di tiro, se lo faccio più largo ne ha un altro. Cioè, pur mantenendo lo stesso BPM, la differenza è abissale, no? Quindi io trovo che sia fondamentale innanzitutto abituare l'orecchio a sentire queste micro, diciamo così, oscillazioni, queste micro interpretazioni del feeling, e poi è molto importante acquisirlo nel proprio bagaglio tecnico per due motivi. Il primo, per poter riprodurre fedelmente cose che abbiamo sentito e che in qualche maniera non ci tornano se le pensiamo con la mente abituata alla razionalizzazione tipica, no, della scrittura occidentale. In secondo luogo, questo fa parte del bagaglio tecnico, della padronanza, del controllo, perché se io mi abituo, imparo a suonare tre pronunce diverse dei sedicesimi tra il binario e il ternario, quando poi in una registrazione magari pop devo fare i sedicesimi dritti, sono veramente dritti. Quindi il primo gap molto importante da sciogliere è quello del così di cancellare un po' le barriere che separano tra di loro le quantizzazioni. Quindi un esercizio che io faccio spesso è quello del morphing, e dai sedicesimi dritti quantizzati li porto verso shuffle, poi li stringo ancora di più, poi li allargo sempre di più. Chiaramente l'obiettivo non è finale, non sarà quello di oscillare in continuazione, ma sarà quello poi di riuscire ad assestarci su una di queste quantizzazioni di mezzo. Oppure con gli ottavi. Vabbè, questa è una delle poche cose che mi ricordo di quando andavo a scuola e studiavo matematica, cioè che tra un punto e l'altro ci sono infiniti altri punti, quindi tra una nota e l'altra, cioè la terza nota si può mettere in infinite posizioni, no? E di fatto noi suonando in maniera umana, perché non siamo delle macchine, ogni volta andiamo a metterla in un punto che è leggermente diverso, no? E diciamo così che il sistema razionale occidentale di ottimizzare la scrittura e la comprensione della musica ci ha insegnato, no, a pensarla in quel tipo di maniera che conosciamo, sedicesimi, terzine, piuttosto che ottavi. Però di fatto nella realtà quella è un'astrazione che non esiste.